Ciao a tutti, io sono Francesco e oggi video importantissimo perché finalmente si ritorna in Giappone. Ebbene sì, dopo ben 3 anni a rosicare a bestia, chiusure, Giappone che non apriva, finalmente, forse, crociamo le dita perché sto pre-registrando questo video, quindi si sa mai, tocchiamoci i cosiddetti, si torna finalmente a casa in Giappone, non vedo assolutamente l'ora. Quest'anno sarò completamente da solo, cioè vado là, le altre volte andavo con la mia ragazza, mi organizzavo sempre io, però ero con qualcuno. Quest'anno invece sono completamente da solo, sia perché la mia ragazza non poteva con le ferie, ma anche perché ammetto che mi piaceva fare un'esperienza da solista nel paese dei balocchi. Tutti mi dicono che è un'esperienza molto mistica, molto zen, e quindi mi sono detto, perché no? Proviamo e vediamo come andrà. Anche perché io amo organizzare le cose e amo il Giappone, quindi uniamo queste due cose qua e si crea praticamente una persona con gravi problemi che si praticamente fossilizza sul Giappone per dei mesi e mesi e mesi. Infatti ho il programma già pronto per altri 3 o 4 viaggi, quindi questa è la situazione. Quindi sto facendo questo video per dirvi, oh raga, finalmente si torna in Giappone. Seguitemi su Instagram per vedere ovviamente tutti i contenuti direttamente dal paese del sollevante, quindi mi raccomando, ma soprattutto iscrivetevi anche a Otaku Inside, perché là, come nel 2019, farò dei contenuti in esclusiva, esclusivissimi, quindi magari i post di acquisti, altre cose, quindi mi raccomando, iscrivetevi anche lì. Quindi, oltre a dirvi che sto andando in Giappone, in questo video qua mi faceva anche piacere dirvi cosa andrò a fare in Giappone, quindi dirvi in maniera molto molto veloce e superficiale il mio programma. Partiamo col dire che sarò in Giappone in totale 15 giorni effettivi, escluso, tra virgolette, il giorno che perderò in volo e quello che perderò nella partenza, quindi 15 giorni mi sembra ottimo. Quindi cosa farò in questo quinto viaggio in Giappone? Quindi essendo il quinto ho tolto diverse mete più gettonate, più turistiche, perché l'ho viste e riviste. Il primo giorno è dedicato ovviamente ad Akihabara, io ragazzi sapete il mio amore verso manga, videogames, figure eccetera, quindi devo subito andare là perché sennò sto tutto il viaggio con l'ansia, col panico dell'acquisto delle cose, di non trovarle, di comprarle eccetera, quindi primo giorno si va subito ad Akiba, ci si toglie subito la voglia di sbattere via soldi in cacate, così poi si fa tutto il viaggio in tranquillità. Alla mattina, prima però di andare ad Akihabara, perché i negozi aprono intorno alle 11 e visto che sono già convinto che sarò alzato dalle 3 del mattino per la troppa smania, ho intenzione di andare al vecchio mercato del pesce che non ho mai visto, anche perché non mangiando pesce, cioè, che ci vai a fare, Francè? Però tutti mi hanno detto, fra, vatti a fare un giro, insomma, per perdere 2 orette la mattina presto, che è tutto chiuso in giro, vai lì, fatti una camminata, che di sicuro ti potrebbe piacere. Quindi andiamo lì alla mattina e poi il pomeriggio, cioè tarda mattinata e tutta la giornata ad Akihabara. Il secondo giorno invece ho intenzione di andare al giardino a Shinjuku, quello dove è stato ambientato il giardino delle parole di Makoto Shinkai, per farvi intendere. E da lì farò una camminata nel quartierino limitrofo, ho intenzione anche di farci un video, per arrivare al luogo della scalinata di Your Name. Ora, la scalinata è un pretesto, è un modo per andare a vedere un quartiere che se no non è per niente turistico. Attenzione, Shinjuku è turistico, ma dov'è posizionata la scalinata? No, quindi è un modo anche per farsi due passi in una zona poco trafficata e poco turistica, ma residenziale. Da lì poi mi sposterò ad Harajuku, zona che ho visto milioni di volte, però la adoro, e sempre da lì, sempre a piedi, mi sposterò verso Shibuya, dove c'è il nuovo Scramble Square, Nintendo Store, Pokémon Store, One Piece Store, bla 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 bla, Mandarake, insomma, anche questa cosa qua vista e rivista. Il terzo giorno, cosa nuova mai vista, ovvero Nikko. Sì, sembra strano, in 4 viaggi in Giappone non ci sono mai stato, sempre preferito andare e tornare a Kamakura con Enoshima. Cittadina che amo e adoro alla follia appena fuori Tokyo. Nikko però me ne hanno parlato tutti molto bene, l'ho sempre un po' schivata perché è leggermente più difficile da raggiungere, serve un pochettino più tempo, però ho detto, quest'anno è la via, come direbbe Mando di Mandalorian, andiamo, vediamo com'è Nikko, quindi curiosissimo di vederlo. Il quarto giorno invece ci spostiamo ad Odaiba, nel Team Labs Planet, che praticamente è un museo interattivo. Credo che ne avete sentito parlare, vi metterò qualche foto stra instagrammabile, non l'ho mai visto, andiamo a vedere com'è. E visto che ad Odaiba lì di fianco praticamente c'è il nuovo mercato del pesce, non l'ho mai visto, anche questo me ne hanno parlato così così, però insomma visto che è lì di fianco andiamo a farci un giro. Il pranzo di questa giornata verrà fatto a Ginza perché vado ad assaggiare, mangerò la carne di Kobe, che se posso vi porterò anche un contenuto riguardo alla carne di Kobe, insomma mi piaceva per mio ricordo personale, è una cosa che è stata vista e rivista, però perché no.
E al pomeriggio mi sposto a Shimokitazawa, un quartiere che non ho mai visto di Tokyo, me ne ha parlato molto molto bene, vediamo come sarà, vi metterò poi qualche fotina direttamente su Instagram, quindi seguitemi, mi raccomando. Finiti questi primi giorni è tempo di spostarci, di uscire da Tokyo con lo Shinkansen, infatti anche in questo caso qua per la prima volta mi sposto a Kanazawa, meta che comunque è un po' insolita fare al quinto viaggio, però negli altri viaggi ho preferito fare sia il sud, quindi Hiroshima, Osaka eccetera, che il nord, ovvero Sapporo. In questo quinto viaggio ho detto perché no, andiamo di là e quindi andiamo a Kanazawa. Quindi farò tutta la giornata a Kanazawa, appunto di essere là veramente presto, alle 9 del mattino, dormirò, ripeto, pochissimo, tutta la giornata a Kanazawa. Il giorno dopo invece prenderò il bus Shirakawa-go, che dista più o meno un'oretta e mezza, anche questa cosa qua non l'ho mai vista. Starò lì circa mezza giornata per poi spostarmi sempre in bus a Takayama, bellissima cittadina nella prefettura di Gifu, ho visto delle foto e dei video che sono da brivido. Lì passerò la notte, starò lì tutta la giornata e al termine, diciamo così, prenderò un treno per spostarmi a Nagoya. Vado a Nagoya non per visitarla, anche se me ne ha parlato abbastanza bene, ma perché farò tappa lì come hotel, perché il giorno dopo ancora farò la camminata, la Nakasendo, la famosa Nakasendo, ovvero da Magome a Tsumago a piedi. E Nagoya dista circa 2 orette di treno da Magome e volevo comunque stare in una zona centrale, in una cittadina e non in periferia, quindi ho scelto Nagoya per questo motivo. Quindi quella giornata lì, tutto il giorno a Magome e Tsumago, camminerò nel bosco, farò la Nakasendo, me la sciallo proprio, per poi tornare alla sera di nuovo a Nagoya, dormir lì e l'indomani mi sposterò ad Osaka. In questo caso, prima di spostarmi ad Osaka, mi fermerò ad Ikone, non Akone, Ikone, dove c'è un castello sulle sponde del lago Biwa, vado a memoria, spero di non aver detto una cazzata col nome del lago, e mi sposterò sempre lì vicino e andrò sul monte Iei, il monte ovviamente attaccato a Kyoto. Passerò la giornata quindi ad Ikone e al monte Iei, e da lì poi tornerò ad Osaka dove dormirò la notte. L'indomani andrò finalmente a visitare gli Universal Studios di Osaka, che non ho mai visto per tempo e denaro, comunque sono abbastanza costosetti, costa 70 euro l'ingresso, che vabbè, è un parco divertimenti, ci può anche stare. Il giorno dopo purtroppo è terminato il Japan Pass, quindi è tempo di tornare di nuovo a Tokyo, quindi torno a Tokyo. E cosa farò? Niente, me la sciallo un po' vicino all'hotel, io starò nella zona di Ochanomizu, zona di librerie, quindi me le spulgerò un po', lì vicino c'è la Shueisha, la sede principale, quindi non si può entrare, però ci passerò davanti, farò 2 foto e me ne andrò, e per spostarmi poi in serata al Tokyo Dome, che praticamente è un altro enorme centro commerciale. Il giorno dopo ho intenzione di esplorare Yanaka Ginza, un quartiere tipico, diciamo così, di Tokyo, non l'ho mai visto anche in questo caso qua, ho sempre preferito altre tipologie di quartieri, ho detto perché no, mi ci sto tutto il giorno, voglio spulciarmelo da cima a fondo a piedi, dunque partirò diciamo dalle estremità, andrò nelle viuzze, farò tante foto, me la voglio proprio chillare, insomma. Yanaka Ginza è un quartiere che puoi fare tranquillamente insomma in un paio d'ore, però voglio proprio andarci piano e godermela. L'ultimo giorno prima del volo andrò alla mattina a Shibamata, altro quartierino molto molto interessante, per poi farmi nella tarda mattinata la classica camminata da anime, ovvero lì vicino c'è un fiume che passa praticamente, quindi c'è il greto, ma enorme greto del fiume, in cui ci sono i liceali che vanno in bicicletta, se la sciallano, si prendono un po' il sole, ecco, voglio fare questa camminata come negli anime, proprio da sognare ad occhi aperti. E al pomeriggio ritorno ad Ikebukuro, perché? Perché l'ho sempre bisfattato, ci sono andato 2 volte, non mi è mai piaciuto, ho detto perché no, torniamoci la terza volta per tirare le somme. E il giorno dopo purtroppo si ritorna in Italia. Ora vi ho spiegato in maniera super mega rapida il mio programma, il mio viaggio in Giappone, se avete dei dubbi, domande o altro, scrivetemi qua sotto nei commenti, su Instagram, su Facebook, dove volete, che sarò super felice di rispondervi. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando, seguitemi su Instagram, iscrivetevi a Otaku Inside, i prossimi video che vedrete qua sul canale, a parte gli acquisti manga, saranno tutti legati al mondo giapponese. Ciao a tutti!